Prima che inizi questo video vi chiedo 30 like perché oggi andremo a reagire ad una canzone fenomenale secondo me. Dovremmo ovviamente ancora vedere perché non l'ho ancora sentito, sarà la prima volta che la sentirò. Ieri sera non l'ho sentita apposta, ho sofferto per non sentirla perché dovrò andarla a sentire in questo video. Però aspettate che tolgo gli orecchini perché sennò fanno rumore vicino alla cuffia. La canzone si chiama Obladi Oblada, ragazzi, Fit Galita, Supreme e Fabri Fibra, un trio fenomenale secondo me. Io andrò a concentrarmi soprattutto su Ta Supreme che è il mio cantante preferito e ho fatto parecchie reazioni del suo album e delle sue canzoni, i suoi nuovi singoli eccetera. E mi raccomando però iscrivetevi al canale, che mi sono dimenticato di dirvelo, attivando la campanellina perché è una cosa importantissima. Quindi detto questo io direi di andare ad ascoltare questa canzone che dura 3 minuti e 21, ci saranno degli spezzoni nel video, non la sentiremo intera altrimenti ci daranno il copyright. Non posso assolutamente sentirla tutta nel video, magari vi metto gli spezzoni più belli, delle melodie più belle della canzone. Vai, partiamo. Ok. Un po'... non so come si chiama questa tipologia di beat. Beat che... partenza chill. Madonna, sale e scende. Ma ragazzi, io veramente non so cosa dire. Aspettavo assolutamente, ragazzi, c'è sta... voglio sentire. Ok, poi c'è di nuovo Gali. Interrompiamo un attimo. Ragazzi, Gali è partito chillissimo, cioè con una voce veramente tranquilla, la sua voce lineare così. Poi è spuntato da su prima all'improvviso, non so più. Poi è salito, sceso, ha fatto che cazzo voleva lui, però veramente in un modo che si abbina al beat della canzone e comunque del contesto della canzone. Cioè è stato bravissimo, cioè la sua parte è incredibile, ora non l'ho sentita ancora tutta. Però andiamo avanti, cioè ancora c'è la parte di Fabri Fibra. Si sta scatenando anche un pochettino Gali. Il beat, raga, che sale e scende. Qui riparte. Ok. Riparte Gali. Sarebbe il ritornello, forse. Si è interrotto. Perché? Ok, era successo un problema, ho dovuto staccare la luce qui perché faceva interferenza nella spina e quindi non prendeva la connessione, dato che ho la connessione attaccata. Vabbè, andiamo avanti. Eravamo arrivati qui. Erba baba. No, ragazzi, sta su primo così calmo, mi fa impazzire. Ditemi che fa la melodia di prima. Per favore. Via. Mamma, ragazzi, che melodia alta, ma come cazzo fa? Un mostro. E poi di nuovo il ritornello di Gali. Qui ci sono le voci di Fabri Fibra con la doppia... sì, la doppia voce di Fabri Fibra con Gali. Ok, e finisce così e parte sempre Beach Remix. Gali è partito chill all'inizio, bello, bello, perché si abbinava, cioè era uno stile molto, non so, si chiama indie, non so come chiamare questo stile. Però, ragazzi, scusate se non azzecco i termini, però non ne capisco di stili di beat, ste robe qui. Comunque, mi è piaciuto davvero tanto. Gali è partito calmo all'inizio e poi Ta Supreme ha scatenato, ha dato la spinta per poter continuare tutta la canzone. Cioè ha dato la spinta per tutta la canzone. Come la colazione la mattina che ti dà energia per tutto il giorno. Ho fatto un paragone incredibile. Per farvi capire ho fatto l'esempio della colazione, altrimenti c'è gente che non capisce e quindi pensa che Ta Supreme sia quello che ha cantato meglio e gli altri hanno fatto schifo. No, non è vero, ragazzi. Non dico questo, ma dico che Gali e Fabri Fibra hanno avuto delle melodie più basilari. Non lo so, ragazzi. Non mi hanno colpito molto con la melodia, capito? Hanno avuto sempre melodie lineari, invece Ta Supreme si è mosso sopra, sotto, ha fatto melodie alte. Comunque, davvero bella questa canzone. Nel complesso è bella, ci sta, cioè... non mi hanno colpito le melodie di Gali e Fabri Fibra, solo che... si abbinavano con la canzone. Il trio Gali, Fabri Fibra e Ta Supreme si è rivelato davvero un bel trio, ragazzi. Mi è piaciuta davvero tanto questa canzone. Un po' di più mi è piaciuto Ta Supreme rispetto a Gali e Fabri Fibra, ripeto, però... nel complesso il trio è fenomenale, ragazzi. Gli do un 9,5 a questa canzone, ragazzi. Mi dà delle vibes pazzesche. Cioè mi fa volare davvero. Non riesco più a definirla in un altro modo. Ovviamente vorrei sapere un vostro pensiero anche qui sotto nei commenti. Quindi scrivetemi qualche vostro commento, anche se siete contro di me, ragazzi. Anche se non rispecchiate con i miei gusti. Scrivetemi fai schifo, sì. No, vabbè.
Non quello, ovviamente, però un vostro pensiero se vi è piaciuto oppure no, ragazzi, quali sono le cose che avreste evitato, eccetera. Vabbè, sapete voi cosa scrivere. Quindi, io vi lascio qui, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, chissà quanto, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, arriviamo a 30 like, mi raccomando. Ciao, ragazzi.